Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questa mod tutta italiana. Siamo di fronte al dissodatore Angeloni, il breaker DP5. Questa è la prima mod rilasciata dal mio caro amico Revoc Modding, quindi in descrizione, oltre al link della mod vi lascio anche il link alla sua pagina Facebook, magari passate di lì, lasciate, un like così per rimanere un po' aggiornati sui suoi lavori. Ho deciso di darci un'occhiata, di presentarvela soprattutto per rendere omaggio al suo primo lavoro e al suo lavoro in generale. Ho stretto un po', d'amicizia, ci siamo trovati subito, diciamo, d'accordo, subito bene. È una persona molto precisa, una persona molto minuziosa nei suoi lavori, è molto bravo e davvero, come prima mod ha fatto un lavoro eccezionale. Questo è un modello che nacque ancora per il 17, era stato modellato, per il 17, ma non aveva mai preso vita ed è stato appunto riadattato, risistemato per il 19. E niente, questo è un dissodatore molto semplice, fa parte appunto della categoria della serie leggera di questa, diciamo, di questi dissodatori. È un 5 ancore, come ben potete vedere, ha una larghezza di lavoro di 1,09 m, quindi è abbastanza, sì, ma una larghezza di lavoro molto ristretta. Come profondità, in realtà gira sui 25-30 centimetri, ha un peso molto ridotto, quindi siamo intorno ai 3 quintali e mezzo. Come potenze richieste siamo dai 70 agli 85-90 cavalli. Io ho fatto un po' di test, lo andremo a testare quest'oggi in questo video con un 90 cavalli, e devo dire che se anche andate sui 100 così, 110, insomma, potete andare tranquilli, anche perché si fa tirare parecchio, quindi insomma, se ci date qualche cavallo di più al traino non fa male, non fa male. Niente, allora, prima di vedere un po' i dettagli della mod, anche se penso li state già ben vedendo, qua vi ho preparato le due versioni disponibili, vi dico che questa mod sarà disponibile solamente per PC e non la troverete nel modhub, ma appunto qui stiamo, diciamo, affrontando il modding alla vecchia maniera, quindi la creazione eccetera è stata fatta indipendentemente dalle specifiche JANZ eccetera. Qui il modder ha lavorato come ha voluto lui, come desiderava, come gli sembrava meglio di fare la mod, quindi diciamo proprio siamo tornati alle origini del modding, e quindi insomma l'unico sistema è trovarlo scaricandolo il link in descrizione al video. Allora, bene, quindi andiamo a vedere dove lo possiamo trovare. Nella sezione arieggiatori scorriamo in fondo, eccolo qua. Ci sono i due modelli, è stato fatto questo qui semplice e quest'altro con il rullo. Funzionano entrambi come dissodatori, ma hanno la funzione appunto di aratura, solo che la differenza tra questi due è che questo, diciamo, prepara il campo come se fosse un aratro, quindi lascia la texture, lascia il terreno arato, e quest'altro invece funziona come un dissodatore, come l'Agrisem che ho io in carriera, e quindi vi prepara già il campo pronto per la semina. La differenza appunto è il prezzo, oltre appunto questa specifica qui, quindi questo abbiamo 2200 euro di costo e questo abbiamo 3600, come ben vi ho detto, 85 cavalli potenza richiesta, 1,9 m di lavoro e 12 km/h di velocità massima. Configurazione, ragazzi, non ce ne sono, è così semplice come lo vedete, eccolo qua. Insomma, non serve nessuna impostazione supplementare, ok. Bene, allora, beh, ragazzi, come vi ho detto, Revoc è molto preciso, molto minuzioso, appunto come piace a me. Guardate che ha fatto un lavoro davvero strepitoso sotto tutti i punti di vista, sia del dirt sia dell'usura. Guardate qui, che è questo che sì, ho testato e andremo a testare nel video. Poi faremo un giretto anche con questo, giusto per completezza di presentazione. Ma credetemi veramente che questa mod è molto semplice, è davvero
vero, insomma, nella sua semplicità è fantastica, veramente complimenti, molto bravo, guardate anche qui da notare il dirt anche sui decals. No, veramente, veramente un ottimo lavoro. Sì, è molto piccolo, ovviamente è adatto a realtà molto, molto ristrette, insomma, quindi insomma, va anche usato con trattori abbastanza piccoli, anche se, come ben sappiamo, come ben vediamo, la mancanza di trattorini di basse potenze in farming si fa sentire parecchio, quindi è anche difficile. Più che altro, ragazzi, è una questione, della larghezza della macchina, perché tutte le macchine tendono a essere molto più larghe di 2 metri in farming e quindi troverete magari qualche problema a lavorare perché ovviamente la macchina va fuori e va a, diciamo, a quando fate il ritorno dell'andata, la macchina va dentro sul terreno lavorato, insomma, questa è la questione. Comunque, ok, guardiamo anche un po' poi i dettagli. Guardate anche qua la vite esagonale della zappa dell'ancora. Veramente, veramente bravo. Questo appunto, ripeto, è il suo primo lavoro e se vi comportate bene magari ne vedrete altri. Bello, bello, veramente bello. Poi è bello anche vedere brand italiani, modder italiani, lavori italiani. Può far altro che piacere. Ok, bene, perfetto. A questo punto, ragazzi, non ho altro da mostrarvi. I dettagli, insomma, li avete visti. Avete visto il calibro di questa moto. Quindi andiamo a prendere il nostro caro Arion 4,10, che è qui che ci aspetta. Eccolo qua. Boh, siamo la zavorra. Andiamo a continuare un appezzamento che avevo iniziato appunto con questo qui. Vedete un attimo che vi voglio mostrare la questione della larghezza che vi ho un attimo appena citato. Vedete qual è il problema delle macchine di farming? Nella realtà, appunto, la macchina dovrebbe star dentro alla larghezza di lavoro dell'attrezzo. In questo caso, qua siamo proprio, proprio. Ovviamente, ragazzi, farming non guarda il millimetro, però io sì, nel senso della spiegazione che vi sto dando, e questa è la questione che vi dicevo. La macchina dovrebbe star dentro all'attrezzo. I trattori piccoli, 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 di larghezza piccola ce ne sono davvero, davvero pochi. Sì, in realtà non è che ci sia proprio questo gran problema, però è solo un attimo una precisazione mia che volevo farvi e basta, tutto qui. Insomma, io adesso sto usando questo qua, è 90 cavalli, la gommatura è stretta sulle 5,40, potete andare via tranquilli, però se iniziate ad avere mezzi un po' più larghi, con una gommatura un po' più larga, insomma, magari trovate un po' di... Sì, non succede niente, è solo un fattore estetico di vedere, insomma. Ma ecco, questa è la questione. Allora, andiamo di qua, facciamo un giro. Andiamo sul nostro bel campo. Di qua, sinistra. Allora, qua dobbiamo andare a destra. E qua andiamo a sinistra. Avete il piede di stazionamento, si gira su al contrario. Mettiamoci qua. Ah, ragazzi, so già che vi state chiedendo su che mappa sono. La risposta è qui. Sulla Polska Krasna, ovviamente, eccola, bella. Molto una mappa carina, la trovate sul Modab, qua vi mostro un attimo il PDA, eccola qua. Molto, molto, molto piccola, quindi l'ho portato in una realtà dove può essere ben usato, ecco qua. Qua vedete, insomma, il piede sta su per una questione della maggior circonferenza qui, vedete quando lo girate sotto sopra si ferma qua.
qua la coppiglia viene rimessa su. Ok, bene, allora possiamo iniziare, quindi abbassiamo. Io metto un S limiter ovviamente a 12. Vedete qua siamo anche un po' in pendenza, abbiamo 90 cavalli di potenza disponibile, quindi 5 in più di quelli richiesti, e vedete che si fa tirare, non riusciamo neanche ad andare a velocità massima in salita, adesso che andiamo in piano in teoria dovrebbe arrivarci, ma comunque è giusto che sia così, che ci sia un po' di impegno da parte della macchina. Anche perché di basse potenze, ragazzi, io andate su roba polacca, su Zetor, su Belarus, eccetera, ma di roba, sì, roba nostra, italiana, roba piccola, siamo davvero, davvero molto, molto scarsi. Comunque, in realtà, insomma, quando si usano anche questi attrezzi qui, non c'è niente di male da magari mettere una macchina, tra virgolette, sovradimensionata, nel senso che abbia quella riserva, tra virgolette, di potenza, quei 10 cavalli in più, adesso non sono stato a guardare che vado mezzo dritto, mezzo qua, quei 10 cavalli in più, 15, non fanno male l'attrezzo, ovviamente basta che non ci mettete, in realtà, 50-100 cavalli in più, non è che sia un grosso problema, ecco, con queste attrezzature. E poi comunque la macchina, così facendo, essendo anche un po' sovradimensionata, lavora meno sotto sforzo, meno impegnata, si risparmia un po' di motore, insomma non serve sempre tirare il collo ai macchinari. Ma sempre tenere un po' di scorta di forza, anche perché il motore poi lavora più leggero, sempre insomma con un po' di fiato in più. Eccolo qua, vi dicevo, questo qui è quello semplice che fa una texture di aratura, come vi dicevo. Attrezzo semplice, carino, bello, ben fatto, e penso che ci sono molti amanti dello small, del piccolo, del ristretto, degli attrezzini così, e sono sicuro che sarà apprezzato da molti di voi. Mi viene quasi da ridere, ragazzi, ho appena presentato il DLC Borgold. Mi viene in mente le dimensioni di quell'attrezzatura lì e di questa. Per chi non avesse visto la presentazione, ragazzi, del DLC, se la vada a vedere, che è anche uscito, è disponibile per tutti quanti. Ok, bene. Io qua andrei avanti tranquillamente, ma ritorno in farm e vi faccio vedere un attimino l'altro, giusto appunto per completezza, e poi vi saluto. Ok, alziamo, torniamo in farm. Allora, beh, io potrei anche fare un'altra strada, sì. Bello anche l'Arion così, con la cabina panoramica, ha una bella visibilità, soprattutto anche se lo si usa con il caricatore frontale. Allora, io giro qua a destra, sì, yes, e qua. Dicevo, sta mappa qua è carina, molto carina, è piccola, non proprio small, però in single player è favolosa, veramente bella, poi la maggior parte dei campi squadrati, quindi con gli helper andate tranquilli, no, bella, ho trovato un'occhiata giusto anche per, sì,
ho preparato sta mappa per fare questa presentazione con la scusa, diciamo, ci ho dato un'occhiata e bella, bella. Allora, dai, facciamo due giretti con questo qui. Eccoci qua. Allora, e possiamo fare sto qua, tanto alla fine poco ci cambia, facciamo due giri su e giù. Andiamo sul pezzo più lungo, là. Passiamo. Ah, questo qui, ragazzi, oltre vabbè, avere la differenza del rullo, eccetera, eccetera, ha un po' di peso in più, ovviamente dovuto dalla presenza del rullo posteriore. Adesso qua non badate allo slittamento posteriore del trattore, perché sto campo qua l'ho trebbiato e non so sotto cosa ci sia, ragazzi, se ci siano cadaveri, qualcosa di sepolto, perché è tutto un su e giù, ci sono di quelle gobbe sul terreno, non so che cacchio abbia, ma anche la trebbia faceva una fatica bestia, perché non so, andava su e giù di continuo. Comunque, ok, eccoci qua. Cosa ci avranno messo sotto qua? Avranno seppellito Eternit, quelli dell'est. E sono Eternit friendly. Ecco qua, insomma, vedete, ovviamente la destinazione di utilizzo è la stessa, fa lo stesso col lavoro, solo che questo qui ovviamente vi prepara già il campo pronto per la semina. Buenos! Allora, ritorniamo di là, ragazzi, che io termino la presentazione e vi saluto. Bene, sganciamo, siamo qua il nostro caro Arion. Bueno, ragazzi miei, io termino qui la presentazione, spero ovviamente di aver giustizia a questa piccola grande mod, spero vi sia piaciuta la presentazione, spero ovviamente vi sia piaciuta la mod, io non ho null'altro da dire se non rinnovare i complimenti a Revok per il suo tempo, per il suo lavoro, per la sua, diciamo, come si può dire, conversione al 19. E spero vivamente col tempo di vedere altri suoi lavori. Ragazzi, vi ripeto che la mod la trovate solo ed esclusivamente sul link riportato in descrizione e basta. Quindi niente, a questo punto passo la palla a voi, vi ricordo di fare un giro anche sulla sua pagina se avete piacere, così rimanete un attimo aggiornati su futuri lavori, eccetera, e basta, passo la palla a voi, ditemi la vostra, io vi saluto tantissimo, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!